siamo al potabilizzatore di Torno. Perché nasce la necessità di potabilizzare l'acqua e di realizzare un impianto di questo tipo? Il nostro sottosuolo è molto ricco di acqua, ma a causa dell'uso eccessivo dei concimi in agricoltura le nostre falde si sono inquinate. Invece si è visto da uno studio che le acque superficiali, in particolar modo quelle del fiume Metauro, avevano una qualità dell'acqua superiore. Così ecco che nasce questo impianto. Da come è composto? È stata realizzata proprio all'interno del corso del fiume un'opera di presa. Qui l'acqua viene raccolta e spinta verso il primo impianto, chiamato Cerbara. Qui ci sono 6 filtri a quarzite che fanno una prima filtrazione fisica. In più viene dosato del biossido di cloro per la disinfezione. L'acqua che esce dall'impianto di Cerbara non tutta arriva all'ingresso di questo impianto, ma una parte viene rimessa in falda per abbassare i nitrati. L'acqua che entra in questo impianto entra prima di tutto in un sedimentatore, dove le parti più pesanti, anche grazie al dosaggio di un polielettrolita, vanno verso il fondo e le acque chiare vengono rilanciate verso una vasca di carico. Da qui, grazie a 2 pompe, verso una prima batteria di filtri a quarzite che fanno un'ulteriore filtrazione fisica e successivamente in una batteria di filtri a carbone che fanno una filtrazione chimica, in particolar modo le parti organiche. L'acqua che esce dal potabilizzatore di Torno viene rilanciata verso la centrale di risollevamento della nave e da qui, al bisogno, verso l'impianto, verso il serbatoio principale di Fano, chiamato Monte Illuminato, che si trova in località Centinarola.